Allora, cari amici, ci siamo lasciati il 2 di agosto da Calenzano, dal Museo del Figurino Storico, e siamo qui il 6 settembre con una inquadratura molto esplicita che si vede. È un 13 scritto in tedesco, se si vuole, no? E questo a suggellare un avvenimento epocale che ci riempie di gioia, che è avvenuto in questo periodo e che ora il buon Daniele Calieri, che è qui accanto a me... No. Mario Gomez. Chi è Mario Gomez? Ora sono Mario Gomez. Lui è Mario... Allora, il problema è che il trattamento sanitario obbligatorio non è più solamente per il Porcellotti, ma è anche per il Calieri, Sto parlando sul serio, cioè voglio dire, la notizia dell'estate, visto che noi non ci siamo sentiti, è stata questa. E questa già dà l'idea dello squallore univoco in cui ci si trova. Non è un problema di Siria, un problema di Berlusconi. È Mario Gomez. Mario Gomez. Che è arrivato a Firenze. E quindi di qui in avanti bisognerà parlare del tipo Eismann mit Kartoffeln und Kartoffeln spazieren, eccetera, eccetera. Erbsen purè. Purè che vuol dire? È un purè di piselli. Ah, è purè. Avevo capito bene, purè, dice purè. Poi ci sono il Grunkenven Spravalt. Allora, dato che noi avevamo raggiunto un certo credito in questa nostra trasmissione, vediamo di non sputtanarlo tutto nei primi 5 minuti della ripresa. Mario Gomez è costato 15 milioni. E cioè, a noi quanto ci è venuto? Quanto ci toccherà pagare ancora? Allora, cari amici, noi risiamo qui al Dada Arte di Sesto Fiorentino, via Gramsci 202, con ospiti di Beatrice Corsi, che riprende il ciclo normale, insomma, a metà trasmissione ci saranno i suoi infusi gustosi, e oggi si ricomincia come la seconda stagione, si fa come i serie alle televisive, no? Sì, è la seconda stagione. Posso dirlo alla Mario Gomez, allora, prima di tutto, chi ha messo a giro voci che Mario Gomez aveva preso a casa a Sesto e via dicendo? Può essere sì, può essere no, chi lo sa, non lo sappiamo, per carità. Posso dirvi, è Mario Gomez. No, ma francamente... Mi sembrerebbe strano avesse comprato su internet piuttosto, una casa senza... Diciamo una cosa più importante, che un nostro concittadino è stato insignito del premio Oscar alla carriera. E si tratta di Piero Tosi. E si tratta di Piero Tosi, grande costumista di Luchino Visconti e di tanti altri film, tra cui ha fatto il Gattopardo e gli altri. Gattopardo, Rocco e i suoi fratelli, Morte a Venezia. Ne ha fatte tantissime. Tra l'altro io ho pubblicato oggi pomeriggio proprio una foto di scena di Morte però a Venezia. Però ragazzi, se permettete, Bogart. Io di Sesto TV ho fregato voi Sesto di Piano Notizie, perché ve l'ho data stamattina, l'ho sentita al giornale radio delle 6 e ve l'ho passata subito in Facebook. No, insomma, noi non eravamo in piedi. E invece bisogna essere sul pezzo anche. Ma noi siamo giovani. Allora, noi facciamo così, dato che ora facciamo entrare... Però c'è da dire una cosa, che Piero Tosi, per quei pochi che lo conoscono, perché a Sesto non è molto conosciuto. Diciamocelo, anche perché Piero Tosi lasciò Sesto a 16 anni. Però è nato a Sesto, di quella generazione di sestesi alla Ernesto Ragionieri, alla Bruno Bartoletti, cioè quella generazione degli anni 20 che francamente Sesto, o anche se non erano di Sesto, a Sesto ci si sono ritrovati, ebbero la possibilità nel diventare persone mature, via dicendo, di dare lustro a questa città. Credo che un personaggio, pur non essendo nato a Sesto, che stasera sarà protagonista in qualche modo di questa trasmissione, è appunto un personaggio di quella generazione che non c'è più, ed è appunto lo scultore Berti. Quindi, allora, Mario Gomez va perché bisogna Mario Gomez va a cambiarsi un po' di pancia se non ti paga della banda, un paio di reti bisogna farlo, vai, forza. E allora io chiederei, abbiamo stasera diversi ospiti, Massimo Rollino, che ormai è una BTVE, è stato uno dei primi partecipanti ai primi TED del venerdì, quando eravamo ancora artigiani, ora siamo già un pochino più bravi, insomma. E stasera Massimo Rollino, che è consigliere delegato alla cultura di Sesto Fiorentino, ormai noto, perché insomma ormai lo sanno tutti. Grazie anche a Sesto TV. Poi dopo si fa il conto di quante interviste si è fatto all'inizio di Sesto TV e del tuo mandato.
Chissà se stasera ti incrocerai con il nostro candidato a Asdrubale Porcellotti, chissà, ora vediamo poi. Allora, con Massimo si parla di una, a parte questa cosa che è venuta fuori stamani del Nobel alla carriera Piero Tosi, nostro concittadino, e quindi può darsi che in futuro si trovi il verso di riportarla a sesto, anche se non c'è da molti anni e da molto tempo, ma comunque è una cosa che ci farebbe piacere, insomma. Ma stasera fondamentalmente con Massimo parliamo di questa iniziativa che è la nascita di questa associazione per il recupero delle opere e dello studio di Antonio Berti, che è nata nei mesi scorsi e che troverà la sua, come dire, la sua pubblicizzazione maggiore l'11 prossimo, con questa grande manifestazione, si spera, fatta nei giardini dello spazio espositivo Berti, che è una cena anche per raccogliere fondi. E insomma, vorremmo sapere un pochino da te come funziona questa associazione, quali scopi ha. Noi fra l'altro abbiamo fatto un video che dovrebbe già essere in linea da stasera, con le interviste al presidente dell'associazione, al presidente della fondazione, a te e al sindaco di Sesto. Ecco, spiegaci un po' come funziona la cosa. Andiamo nell'ordine. Allora, sì, credo che la nomination, per dirla in inglese, di Tosi sia una grande soddisfazione per la cultura, non dico sestese, ma italiana. Tosi, diceva poc'anzi Daniele, rappresenta un facsimile di persona che ha dagli anni 20 in tutto il Novecento ha dato veramente tanto alla cultura del nostro paese a livello nazionale e a questo punto anche internazionale. Come sestese credo che dobbiamo tutti esserne orgogliosi. Orgogliosi per la nostra città, orgogliosi perché questi sono semi che germogliano e i risultati si vedono negli anni, orgogliosi perché investire in cultura credo per, non solo per un amministratore come me che si occupa di cultura, ma credo per una città, per un comune, per un'istituzione sia veramente un modo per investire nel futuro. Diceva poc'anzi Daniele, l'altro Daniele, un altro importante nome è Berti, sì esatto, no? Lo scultore Antonio Berti, sestese di adozione, che è vissuto a pochi metri da qui, tra l'altro, qui in questo bel locale, e a pochi metri dallo studio, al bellissimo studio dello scultore Berti, è un altro esempio di grande uomo di cultura del nostro paese, che ha raggiunto fama nazionale, ma addirittura anche internazionale. L'associazione, come tutti sappiamo, i momenti economici sia per le pubbliche amministrazioni sia per le realtà private sono difficilissimi. Trovare persone che investono le proprie finanze in cultura è sempre più difficile, e questo non vale solo per i comuni, per le province, per le regioni, per lo Stato, per le soprintendenze, ma vale un po' per tutti, e purtroppo questo fa sì che talvolta il nostro patrimonio storico culturale ne vada a discapito, senza citare cose che tutti conosciamo come la Domus Gladiatori di Pompei, ecco, che purtroppo ha avuto dei danni. Ecco, purtroppo ci sono cose importanti come Pompei e cose meno importanti ma altrettanto di valore culturale, e lo studio Berti, lo studio scultore Antonio Berti a Sesto Fiorentino è una di queste. Ecco, noi abbiamo ritrovato nei giorni scorsi, credo che forse se ci riesce si manda in linea, si manda in onda, anzi è già stato visto, un documentario. Se si va su YouTube, ormai su YouTube si digita Antonio Berti, si trova un unico documento, salvo due video che abbiamo fatto noi, cioè uno è l'Annunciazione in restauro, immagini rubate mentre veniva restaurata. L'altro è uno spezzone di due minuti dell'Istituto Luce del 41, dove si vede, credo sia uno dei pochissimi documenti dove si vede Antonio Berti al lavoro, si sta vedendo ora, mi dice Sergio Campostrini alla regia, si sta vedendo ora, e è lì che sta rifinendo la statua della principessa di Piemonte, in sostanza, quindi lui e si vede una carrellata delle sue opere, quindi aveva questa grande maestria che però è rimasta sempre un po', finché è vissuto, è rimasta un po' coperta, in sostanza, cioè ho un po' questa sensazione, anche perché io in età, lui è morto nel 90, quindi ci sa dei ricordi abbastanza vividi, gli ultimi tempi ci colpiva Antonio Berti quando passava per le strade, che aveva questo suo pastrano invernale arancione che colpiva l'immaginario della gente, però non c'è stata, a parer mio, una valorizzazione mentre era in vita della sua opera. Ecco, speriamo che ora con l'associazione, con la fondazione, con il connubio, anzi
c'è anche Francesco Mariani che dirà se vuol venire anche lui entrare un po' in studio, il presidente dell'associazione, qui non bisogna far confusione tra l'associazione Antonio Berti, che è per il recupero delle opere e la fondazione, che invece è un organismo che vive ormai da anni. Cioè, comunque noi abbiamo avuto questa sensazione, questa grossa opportunità oggi di riportare alla luce tutte queste cose. Esatto, no, questo ciò che dici è verissimo. Allora, diciamo che non è tanto la figura di Antonio Berti, che è stato un professore, è stato uno scultore di fama internazionale, ma è la scultura, indubbiamente la scultura fra le arti figurative è quella un po' meno conosciuta, i pittori e i quadri sono più diffusi, la scultura meno. Antonio Berti è una persona sobria, una persona profonda, una persona di origini umili, che ha una formazione di una famiglia, non dico povera, delle classi meno abbienti, una formazione però di uomo intelligente, di uomo che riesce nel tempo a creare un suo stile che sarà quello che gli permetterà di fare importanti riproduzioni, cito Foscolo per come esempio fra tutti, ma poi Lettrice Palatina, insomma, tanti Padre Pio, tanti busti fatti a livello nazionale e internazionale. È vero, è una persona modesta, una persona sobria, ma una persona che anche per questo merita di essere ricordata. Ecco, fra l'altro è bellino perché nel video che si vede con un tono abbastanza fascisteggiante si dice che da giovane faceva il pastorello, no? Questa cosa. E volevo chiedere l'ultima cosa, perché poi dobbiamo, oggi ci sarà davvero un parterre di un'altra associazione, la Croce Viola. Sono tutti, no, ragazzi, Teddy Benedici ha successo perché sono tutti in coda ad aspettare, qui sembra essere alla biglietteria. Allora, con Francesco, magari Francesco Mariani, che è presidente dell'associazione Antonio Berti, 2 minuti per parlare dell'iniziativa del 13, l'11 settembre. Intanto buonasera, io ringrazio Massimo e ringrazio Sesto TV che ci ha ospitato, perché è qui la presenza di Massimo. Sesto TV per la notizia della Verte, siamo la Trimurti. Benissimo. E dunque, la cosa fondamentale e principale che io vorrei dire è che sono innanzitutto orgoglioso di aver preso in mano una situazione che fin da bambino, conoscendo Antonio Berti, mi ha fatto un enorme piacere metterlo in gioco, ma non solo per me. Diciamo che la scelta è stata da una parte obbligata, dall'altra col cuore ho pensato soprattutto alle nuove generazioni, ai giovani. Purtroppo ancora oggi le nuove generazioni non conoscono Antonio Berti, i giovani non sanno nemmeno chi è. Magari c'è anche tante cose che non conoscono, questa è una delle nostre. Si sta parlando di Antonio Berti, uno dei maggiori scultori della seconda metà del Novecento, per cui la cosa è fondamentale. Quindi a maggior ragione io credendo nei giovani, ho fatto una scommessa con me stesso, quindi è una scommessa fra tutti noi e soprattutto una risposta alla cittadinanza di Sesto, che avendo un patrimonio inestimabile, perché lì è come aver scoperchiato il vaso di Pandora. Quindi l'11 invito tutta la cittadinanza. Cioè, fra l'altro scoperchiato quasi, perché il tetto di stato è cascato. Siamo già a un buon punto, non è metaforico, insomma. Abbiamo già messo i punteggi, questo io lo posso annunciare. Abbiamo già iniziato a lavorare. Allora, l'invito è per l'11 settembre alle ore 20. Nello spazio antistante lo spazio espositivo Berti, lì ci sarà un enorme tavolato. I giardini. Sì, ecco, per finire Massimo. Sì, sì. Per concludere ciò che diceva poc'anzi Francesco, il presidente dell'associazione Francesco Mariani, ecco, io credo che questa associazione sia un bel esempio, una bella testimonianza di persone di buona volontà che si stringono intorno a un problema, che tutti insieme si rimboccano le maniche per cercare di preservare un grande patrimonio del nostro territorio. Questa è un'associazione formata da tante associazioni, scusate il gioco di parole, un'associazione di associazioni, vuol dire che tante realtà di Sesto o della provincia di Firenze si mettono insieme abbattendo i vari steccati delle loro diversità per raggiungere uno scopo comune, che è la salvaguardia della cultura, di un pezzo di cultura del nostro paese. Ecco, mi sembra una bella testimonianza. Ci tenevo a ringraziare Francesco Mariani per aver accettato la presidenza di questa associazione, tutte le altre associazioni che aderiscono a questa associazione, e scusate il gioco di parole, ma deve essere così.
Ecco, e ringrazio veramente tutti i cittadini che l'11 settembre alle ore 20 al centro espositivo Berti verranno per contribuire, ognuno con le proprie possibilità, ognuno con il proprio tassellino a determinare questo bel mosaico del restauro dello studio. Ecco, allora noi vi si ringrazio a tutte e due. Grazie. Ora si fa una cosa, si guarda col nostro regista se è possibile, per fare il cambio di persone, per non vedere via vai di persone davanti alle telecamere, poter mandare quel piccolo intermezzo di 20 secondi dove si vede le foto del Dadartè da dove noi trasmettiamo. Se il regista, se il regista mi fa un cenno, noi a questo punto, quando è possibile, sì, ma intanto ci si alza. Sì, io entro da dietro, mica sono piccola, per cui sono bassa. No, e quando avremo i soldi e faremo una televisione vera e propria con gli studi, allora faremo altre cose. Sì. La parola d'ordine di stasera è associazioni. Sì, facciamo questo gioco, la parola è grazie a voi. No. Allora, associazioni sane. Io vorrei che venisse anche il direttore di Piana Notizie, che però in questo momento sta facendo delle foto. Allora, dicevo, la parola d'ordine oggi è associazioni, perché qui c'è un'altra associazione, c'è il presidente di un'associazione neonata, che è la Croce Viola. E noi abbiamo detto no, non vestitevi di viola, perché comunque insomma è il mondo dell'arte. Non siamo su un palcoscenico, però insomma c'è un po' di timore, non si sa mai. No, però volevo chiedere una cosa a Alessandro Iasiello, che è il presidente della Croce Viola di Sesto Fiorentino, pubblica assistenza. Pubblica detto bene? Assistenza, è fondamentale. Ma voi la casa ce l'avete? Noi la casa ce l'abbiamo. Ecco il nostro direttore Elisa Gentilini. Bene. La casa ce l'abbiamo, vera domanda. È una domanda che ricorre spesso in questi giorni su Sesto. Sì, c'è un po' di curiosità intorno a tutto quel movimento che c'è al centro commerciale dell'Ipercoop a Sesto. Sì, la casa c'è, comincia ad avere un colore, delle porte che la chiudono, quindi siamo in un momento topico della nostra attività. 4 anni che scadono tra poco più di un mese, e sarà la coincidenza per l'appunto con. Si spera, si sta facendo di tutto per avere quel tipo di data a disposizione per fare l'inaugurazione. Quindi sì, abbiamo la casa che stiamo per lasciare, era quella della lucciola, dove qualcuno ci ha visto. La lucciola è il circolo della polisportiva Sestese, che ci ha ospitato in questi 4 anni, e la nuova casa è lì al centro commerciale, al piano primo, per cui sì. Parliamo di case. Ecco, parliamo di case, però. Dunque, noi non abbiamo detto però una cosa: si capisce la Croce Viola che cosa fa, però c'è qualcuno che magari non lo sa. Croce Viola, pubblica assistenza, voi siete un'associazione. Ecco, su Sesto, siete un'associazione che si occupa di una cosa importante per la gente. Molto vistosa e molto rumorosa, sì, perché è rumorosa. Mettiamo a disposizione dei cittadini sestesi, come già fanno anche altre associazioni, quella bellissima esperienza di sirene, di luci che si muovono a Sesto in emergenza per portare le persone da casa a Careggio e viceversa. Insomma, siamo nel settore sociosanitario. Lo facciamo con dedizione, è un'associazione un po' particolare, perché insomma si tratta di interventi insomma molto meno soft di quello che uno possa pensare, si tratta di un lavoro vero e proprio. I ragazzi vengono formati in maniera decisa, in maniera molto, molto attenta e molto, molto, diciamo, molto seguita anche dal 118 di Firenze, che ricordiamo è il coordinatore di tutto il sistema dell'emergenza territoriale, anche se estese. Su Sesto sappiamo già che esistevano 2 misericordie e mancava la pubblica assistenza, cioè mancava l'associazione di riferimento laica. È arrivata 3 anni fa, 4 anni fa fu fondata, ma 3 anni fa cominciò a fare le sue prime attività, oggi c'è. Cominciamo ad essere una realtà, credo, importante per Sesto, per il numero di volontari che sono tantissimi. Quanti sono a oggi ci contiamo intorno ai 150 elementi, tenendo conto che sono tutti impegnati nell'emergenza, tolti una ventina e fanno altre attività. Ecco, io non conosco bene questo mondo e quindi faccio anche delle domande che sono per voi un po' banali, però ecco, volevo sapere, ma se uno volesse fare il volontario, per esempio, diceva volevo fare il volontario nel settore sociosanitario, socioassistenziale, come da voi, dalla pubblica assistenza Croce Viola, che fa? È un percorso piuttosto semplice, neanche tanto complicato, si rivolge a noi attraverso i nostri canali
storici, che sono il sito prima di tutto, poi abbiamo anche una pagina su Facebook, direttamente in sede alla Polisportiva ancora per qualche settimana, dopodiché ci trasferiremo nella nuova sede all'Ipercop. Ci si presenta, c'è un modulo da compilare, non occorrono grandi caratteristiche se non la buona volontà, un po' di così, insomma un po' di sangue freddo, perché comunque se si decide di salire su un'ambulanza, ma non c'è solo quel tipo di attività lì, e occorre avere questo tipo di cose. C'è un corso da seguire che è semplicissimo, di un mese e mezzo, non di più, è base, con il quale si può cominciare a fare i primi servizi un pochino più leggeri. Per fare le emergenze ad un certo livello, poi ci sarà un corso di perfezionamento che dura mediamente durante tutto l'inverno. Ecco, ora prima di lasciare anche... Volevo chiedere una cosa, anche perché, nel senso, io il presidente lo conosco bene, insomma, e non lo so come funziona nelle altre associazioni di volontariato, però posso dire che il presidente si mette la divisa e fa le notti con i volontari, e non lo so quante altre associazioni succedono, scusate, io sono un po' di parte perché conosco sia lui che l'associazione, insomma, quindi cioè fare il volontario, che vuol dire, cioè, anche a te come è venuta questa passione, il primo ricordo che hai quando ti sei messo la divisa, e soprattutto, cioè, perché uno continua tutte le settimane a mettersi la divisa, cioè questo a volte me lo chiedono anche chi è fuori dall'ambiente, dice, ma insomma, ma com'è che uno parte a fare questa cosa? Per quanto mi riguarda, veramente per caso, è stata una scommessa così veramente casuale di una ventina d'anni fa, all'epoca facevo il volontario della Misericordia di Sesto, che è una enorme istituzione se stesa, dove giravano veramente tantissimi volontari. In realtà poi quello che fa fare la differenza è il mantenimento, comunque quella che ti dà, la chiamano vocazione nelle altre associazioni di ispirazione cattolica, noi la chiamiamo comunque così, in qualche maniera passione, sì, oppure comunque c'è una sorta di richiamo che non si riesce a spiegare benissimo. Si tratta di un mondo a parte, parallelo, per cui c'è chi lo fa perché normalmente ha avuto in casa un'esperienza di un certo tipo e decide, vista la dedizione che hanno questi ragazzi, di mettersi diciamo a disposizione poi della città di Sesto o comunque delle altre realtà che ci sono intorno a Sesto, quindi è un modo come un altro per ripareggiare i conti, noi diciamo sempre questo. Poi in realtà c'è proprio una sorta di luogo, perché poi in realtà è una grande famiglia. Il vero legante normalmente in un'associazione poi è proprio l'appartenenza a un gruppo, che diventa una seconda famiglia, che è quello che veramente può fare la differenza. Daniele, ecco, una curiosità. Noi ci siamo incrociati una volta quando venne, era un'iniziativa dove c'eravate voi, c'era la Misericordia, c'erano gli altri, alla Calamandrei. E fu molto importante perché fu il coinvolgimento dei ragazzi, insomma, cioè spiegavate i metodi di primo soccorso, eccetera, e vedi che lì c'era una grossa partecipazione. Quindi questo mondo giovanile è un mondo da esplorare molto, perché credo ci siano le potenzialità notevoli. Sì, ora calco proprio il punto, perché l'Elisa aveva messo l'accento su una questione mia personale, che era una questione diciamo di passione che ho nei confronti di questo mondo, ma c'è una particolare modo dei ragazzi. La nostra associazione probabilmente è particolarmente spinta nella ricezione, nella gestione di questi ragazzi. Io per ragazzi intendo quelli che hanno una fascia che va dai 16 ai 30 anni, insomma. È un argomento, diciamo, è un mondo che appassiona molto i ragazzi, perché l'emergenza estrema, le sirene che si muovono, insomma, comunque attrae i ragazzi. Poi il difficile è tenerseli, perché poi loro crescono, hanno un processo di maturazione, arrivano all'università, cominciano a conoscere altri meccanismi. Quello che è fondamentale è cercare di vivere con loro nel loro linguaggio, cercando di farli sentire in qualche maniera partecipi utili a quello che è la nostra missione come associazione. Forse siamo stati molto fortunati, credo, nella nostra associazione, qualcuno di voi la conosce un po' più da vicino, perché hanno trovato un ambiente che li ha accettati, anche se noi non molto giovanili, però insomma in qualche maniera abbiamo una certa passione nel dialogare. Allora, nel frattempo, visto che non è che cioè io farei entrare anche un nostro amico, uno scrittore, Michele Mingrone, vieni. Si parla di associazioni e mi direte, ma Michele, ho detto, uno scrittore, che c'entra le associazioni? No, è vero, magari non c'entra proprio con le associazioni, però stasera c'è qualcosa, intanto, non c'entra non proprio. Non c'entra come scrittore perché, vabbè, siamo gente che fa tante cose, poi in fondo, dai. Quindi, tra le altre cose, vabbè, do una mano
questo caso come grafico e in altre serie anche come manovalanza in genere, all'associazione Calenzano Cavalli, che stasera comincia la Fiera Cavalli di Calenzano, la 19ª edizione, e stasera già dalle 9:30 circa comincerà il primo spettacolo in notturna nell'area del Fresco d'Estate di Carraia, e da domani e domani l'altro entrerà nel vivo già domani con gli alfieri sbandieratori e musici della Bar Marina, che apriranno la serata in notturna di domani. Ci saranno Butteri di Valentano e Butteri della Maremma Laziale, che sono appunto ormai praticamente adottati da Calenzano da tanti anni. Soprattutto ci saranno i cavalli. Ci saranno i cavalli e la possibilità, perché questa non è una manifestazione per addetti ai lavori, la cosa importante è questa, è una manifestazione essenzialmente per le famiglie, e fra le varie caratteristiche c'è sempre anche quest'anno appunto tra sbandieratori, cani, tutti sono anche cani, cavalli, ci sono quest'anno anche i cani. I cani di della Agility. E poi ci sarà sempre la possibilità anche per i bambini di montare, di provare a montare a cavallo, come prova anche tu, per bambini e adulti. Quindi è un'iniziativa che riguarda la possibilità di fare aggregazione, di far conoscere il mondo dei cavalli anche a chi non è addetto ai lavori, quindi insomma un'iniziativa per tutti. Io do un consiglio, perché lo do poi, insomma, io ci andrei per un motivo, perché secondo, soprattutto se vi piacciono i cavalli, eccetera, anche se vi piacciono gli animali, ma anche se solo se siete curiosi, perché secondo me quest'idea di prova tu a salire a cavallo, a montare a cavallo e a provare a cavalcare potrebbe, chissà, generare chissà che cosa. Io conosco persone che non erano mai salite a cavallo, hanno provato, poi dopo da lì hanno cominciato a fare un corso. Devo dire che mia moglie va a cavallo da tantissimi anni, io ancora non ho trovato il coraggio di provare, quindi sono ormai da anni, è incredibile, cioè sono un aiutante di Calenzano Cavalli rigorosamente a piedi, però lo consiglio a tutti, per il momento. Vabbè. Oggi versione deluxe. Guarda. Che roba! Finalmente abbiamo Beatrice. Beatrice, poi dopo ecco. Torni con il tè, ci racconti tutto quello che c'è lì sopra. Guarda che roba! Bene. Ma una domanda, Alessandro, sei mai stata a cavallo? Le gite lungo la spiaggia quando soffittano praticamente, quando ti legano per stare a cavallo. Quindi mi ci hanno messo, ci sono rimasto e mi hanno tolto dal cavallo. Capito, e questa è la mia esperienza, quindi non posso dire assolutamente di non aver fatto. Diciamo che in comune avete fatto appartenenza a delle associazioni, ma comunque... Ecco, fantastico. Sì, stasera. Via, raccontaci. No, poi raccontaci anche. Guardate che bicchieri, scusate. Cioè, è tanta roba. Oggi ci si rovina. È la riapertura detta del venerdì. Insomma, speriamo di no. No. domenica. Forse. Perché forse? No. Non ti alzo, non la dire. Ecco, sì. Non dico nulla. Ti fischieranno le reali. Allora, io oggi ho preparato un tè verde freddo con un goccino di ananas e dei fiori di girasole. Non è dolcissimo, non è zuccheratissimo. Cioè, l'hai fatto per la nostra linea, vero? Per la sede. Dopo messo una crostatina di crema e poi degli assaggini dei bocconcini di tiramisù. Eccoci. E noi rimaniamo qui, noi assaggiamo perché dobbiamo fare. Sì, infatti dobbiamo assaggiare per. Bene, senti, ma Beatrice, il Dadartè ha riaperto e comincerà poi prossimamente anche con la sua attività. Sì, adesso abbiamo riaperto nell'orario pomeridiano, poi dalla settimana prossima vediamo appunto se cominciare a riaprire anche la sera, perché come si sa a settembre c'è un tripudio di eventi, quindi giustamente le persone stanno bene fuori all'aperto. Quindi vediamo, invece dalla settimana dopo, diciamo da qui dal 15. Di lì partiamo bomba con tutti gli eventi che abbiamo in programma, in primis una mostra che inaugura il 20 di settembre con Tendix, che è un gruppo di artiste, tutte donne, a cui abbiamo dato un tema che è Te e Amore, e quindi
che cosa significano anche gustare, cioè riscoprire la semplicità di gustare magari una tazza di tè con la persona che ami, la mamma, il babbo, il fidanzato, il marito, eccetera. Quindi questo è il tema e ci sarà il vernissage il 20, venerdì 20 pomeriggio, con una degustazione di pasticcini e tè. Ah, perfetto, quindi saremo insieme. Certo, forza, bene, bene, sì. È perfetto, bene, bene, allora grazie. Senti, visto al tè si abbina bene mentre noi ci assaggiamo questo ben di Dio. Infatti, perché abbiamo questo angolino che ci siamo ricavati di Michele, che è questa, ci consiglia un libro, ci consiglia una serie di cose. Non solo un libro, non sappiamo. Questa volta è un libro e anche un disco. L'idea è quella di fare delle degustazioni in un certo senso, visto che stiamo anche degustando. Quindi abbinare con delle degustazioni, perché non soltanto si abbinano vini a cibi, ma si può abbinare un libro a una musica adatta, un bicchiere di vino, una lettura, un suono, ogni cosa può essere abbinata. Ora, per adesso siamo su un modo abbastanza semplice, cioè il libro e il disco, poi piano piano magari ce la complichiamo un po' di più. Perfetto, adesso sono dolci a disco. Diciamo, volta, che ci fai che scoprire? Questa volta il tema è la terza età di questo discorso. Non è che l'hai fatto pensando a me, vero? Non lo so, però assolutamente l'ho fatto pensando al fatto. Lascia sì. La cosa di parla. Sì. Si dice sempre che lasciare spazio ai giovani è verissimo ed è anche estremamente importante in questi tempi. Anche perché non vanno sempre sottovalutati gli anziani o altre persone, e le persone generalmente attempate. In particolare questa volta mi sono divertito come un matto in questo periodo a leggere questo Jonas Jonasson, che è un best seller, quindi per una volta è stato abbastanza popolare. Che è il centenario che saltò dalla finestra e scomparve. E già l'immagine, secondo me, è estremamente espressiva. Facciamola a vedere. Praticamente si tratta di un signore, nuova letteratura svedese, ultimamente è abbastanza lanciata. La Svezia va molto, specie sul thriller. Questo in realtà non è un thriller, anche se ha molto a che fare con il thriller. Questo signore, in pratica, ha compiuto 100 anni alla sua festa qui all'ospizio. A un certo punto decide che lui ne ha abbastanza e prima di essere festeggiato salta da una finestra e se ne va via e se ne va a prendere un autobus. A questo punto parte una sequenza di avventure che lo porterà, senza anticipare troppo, a trovare l'amore, riuscire a essere ricercato da criminali e polizia di mezzo mondo e costruire anche una bomba atomica, per dire, insomma, riuscire a fare tantissime cose, fare una nuova vita da capo. E il libro è assolutamente irresistibile, è molto divertente e fa pensare a tutte le cose che possono essere fatte in qualunque momento della vita. La frase dietro mi ha sempre colpito molto, è che quando pensi di non avere tanto tempo puoi permetterti certe libertà, e questo è un pensiero che mi ha portato avanti in vari momenti di questo periodo. L'abbinamento musicale a questo punto, io alla fine ho scelto questo, che è l'ultimo di David Bowie, The Next Day, non tanto perché non sia un bel disco, il disco è bellissimo e riesce ancora a insegnare a molta gente. Non solo per l'età. No, riesce a insegnare a molta gente ancora come si fa. Perché lui se li porta benino. Però insomma, ha avuto un infarto nel 2003, è rimasto 10 anni bloccato, lo davano per morto. Infatti l'ho scelto per questo, perché lui ha 66 anni, è comunque abbastanza attempato. Improvvisamente nessuno sapeva più niente, ma è morto, non fa più niente, che succede? Poi la sua pagina web è crollata un giorno, si è annullata un giorno, il giorno dopo è uscito fuori, aveva già finito il disco, già fatto tutto, era pubblicato in tutto il mondo, e tutta la nuova generazione di internet si sta ancora accanendo per capire come diavolo abbia fatto in un tempo in cui tutti sanno tutto di tutti, lui ignorando Facebook, ignorando tutti i mezzi di comunicazione normali, ha insegnato a tutti che si può creare un mistero, si può creare un mondo particolare, e soprattutto appunto i blogger e tutti quanti stanno ancora cercando di capire come ha fatto a lavorare e fare tutta una cosa senza che nessuno in tutto il mondo ne sapesse niente. E quindi insomma un'altra lezione, che in questo caso è per una persona non anziana, ma comunque estremamente data per attempata e data ormai per spacciata a livello artistico e comunicativo, e quindi mi sembra una buona accoppiata per rivalutare l'anzianità. Esatto, infatti sono d'accordo. Una cosa creativa può essere fatta in qualunque momento, in qualunque età. Infatti. E anche non solo creativa, anche fuggire a costruire una bomba atomica nel caso. Sì, proprio, insomma, possiamo fare anche altro. Possiamo fare a meno, ecco. Meglio farne a meno.
perfetto. Bene, guarda, quello mi intriga molto questo consiglio che ci hai dato, questo consiglio di lettura. Ora dimmi. No, io scusate, pensavo agli abbinamenti, visto che te fai questi abbinamenti. Io per esempio ho questa fissa degli abbinamenti dolci musica. Sia quando li cucino che in generale quando li mangio, ho tempo, mi mangio la mia fetta di dolci con calma e mi sento una musica particolare. E allora ti consiglio di passaggio, esempio, qui, così. Cosa si potrebbe, passato, ora, si potrebbe questo inventare. Ci dovrei pensare che non so ancora capito che cosa contiene il tutto. Crema. Ora si assaggiano, ora si assaggiano. Prima di tutto, ma scusa per partecipare. Però sicuramente avevo pensato tempo fa che c'è un abbinamento classico, è quello della musica barocca, anzi insomma diciamo del Settecento francese, in particolare Couperin e Rameau, con una lettura che potrebbe essere Maria Antonietta della Fraser, che è la storia di Maria Antonietta, e dei macaron, che erano il dolce preferito di Macaron di Maria Antonietta. Sì. Già che ci siamo, possiamo anche proiettare Sofia Coppola sulla sfonda. Abbiamo degustazione a quattro livelli direttamente. Tra l'altro c'è. Così mi abbiamo fatto bruciare una puntata. Qui Alessandro, che è un grande estimatore, vabbè, a parte di cucina, perché cucina benissimo, e anche di musica, perché se non sbaglio. Purtroppo nostalgico, perché la musica la fanno in pochi di questi periodi. Vedo che con piacere bisogna andare a ripescare tra gli anni 70 e gli anni 80, che ancora oggi si cimentano per arrivare a sentire qualcosa di udibile. Poi sì. Le prossime volte tirerò fuori qualcosa anche di più recente. Sì, infatti, no, c'è ancora in effetti. E comunque sì, la musica credo appartenga un po' anche alla nostra pubblica assistenza, perché siamo nati con l'intento di specializzarci proprio in gestione di grandi masse e di grandi concerti, insomma, questo perché manca ancora, nel senso ci si improvvisa ancora molto in tutto il mondo, non quindi in Italia, insomma state pensando portare qualche qualche con cantante, qualcuno dei volontari che è appassionato anche di filmati, di video, stiamo cercando di fare delle riprese dall'alto in tutti i sistemi, come vengono gestiti i sistemi delle grandi folle, insomma ora non esistono più le folle oceaniche che vanno a dei concerti, perché certo, insomma è facile scaricare, siamo a eventi straordinari, un giovanotti a San Siro che li mette insieme, o gli U2 magari, sì. Però ecco, gli stadi sono già più gestibili, tra virgolette. No, io sono sempre stata per i concerti dove eravamo un 5, compreso il canto, cioè nel senso io sono stata mi viene in mente Roberto Vecchione a Campi Bisenzio, certo. 5, però è bellissimo, devo dire. Comunque sì, la musica credo sia, parlavamo di giovani prima, è uno dei vincoli con il quale si comunica più facilmente con i ragazzi, perché è un linguaggio che loro conoscono molto bene, anche se ascoltano cose spesso inascoltabili, ma insomma basta abituare l'orecchio, come diceva qualcuno, insomma. Infatti no, mi veniva in mente una cosa, insegnare passarsi qualche cosa a volte, anche dato. Mi veniva in mente invece con gli abbinamenti, non so se voi l'avete mai fatto, a me invece piace abbinare l'attività di stirare con un film. Non so se vi è mai capitato ora. Non stiro. È facile così. Anche tu questo non stiri. No, nei miei compiti familiari ci sono lavare i piatti e cucinare, ma non stirare. Ma non stirare. Ecco, no, io infatti. A casa nostra abbiamo deciso che dipende da come si appendono le cose e basta. Ecco. Il ferro a stiro è stato abolito. Approvo questa scelta. Approvo questa scelta. Ecco, se io faccio questi abbinamenti, quindi se è un film che mi piace, stiro molto volentieri. Insomma. Invece a me succede il contrario, se c'è un film che mi piace succede un macello, perché praticamente anche ieri sera ero a stirare, giustamente ho finito a luna, ero col ferro così, se vedo una cosa che mi piace rischio praticamente di bruciare le camicie a mio marito e non è bello. E quindi no. Esatto, guarda, ho capito, vabbè. Una cosa scoperta per caso, ascoltare la nonna di Beethoven mentre si fanno le pulizie di casa, esatto, per fare a una velocità. Io non ascolto tanta musica classica, sono più rocchettario in genere, però partire la nonna di Beethoven è uno scopettone in mano, vai che... Quindi bene, per il prossimo fine settimana che si avvicina, il solito sabato giorno di pulizie. Quindi la nonna di Beethoven, velocizza il lavoro. Io ho visto qui in zona, intanto si può anche assaggiare, siamo qui a assaggiare, ho visto in zona il candidato, che però mi sa che stia facendo... Il candidato sta facendo pubbliche relazioni, perché ovviamente si sta preparando. Insomma qui... l'anno prossimo si avvicina. Si avvicina, quindi vabbè, e vediamo quando poi deciderà di venire, noi siamo qua e soprattutto di sentire, perché una cosa che ci pare è che il candidato sia un po' duro d'orecchi. No, e so che
arriva. Ah, c'è il cambio di stagione. C'è il cambio di stagione. Allora sai che facciamo? Noi mangiamo tutti i dolci. Esatto. Noi mangiamo tutto e gli lasciamo niente. Lasciamo niente. Però ecco, no, a proposito ora di festeggiamenti, ora non. Ecco, no. Scusa, io tornavo perché sono entrata anche un po' in ritardo. Ma della sede nuova si sa un po' di scadenze, feste, festeggiamenti, sì, qualcosa? Si sa già qualcosa, l'avevo accennato prima all'Elena. Noi andremo presumibilmente, tempo permettendo, il tempo in senso come tempi di consegna del cantiere. Io credo che abbiamo così individuato l'ultimo weekend di ottobre, perché sarebbe poi tra l'altro l'anniversario, proprio il 27 ottobre scadono i 4 anni della nascita della Croce Viola. Saranno 3 giorni di festa sicuramente, tutto da costruire in tutti i sensi. Prima di però di dare fuoco alle polveri pensavamo comunque di avere la certezza di avere le chiavi del cosa che avverrà, credo entro 15 giorni. Quindi entro 15 giorni avremo anche la data ufficiale dell'inaugurazione, che però ripeto, presumibilmente sarà l'ultima settimana d'ottobre. Magari un tè del venerdì, se la Beatrice non ce la prende a male, possiamo fare da... Certo, se ci ospita, la andiamo... Molto volentieri, ma studiamo anche la Beatrice. Con queste golosità, ho capito. Io quasi assaggio. Assaggio, intanto voglio sentire com'è. Tirami su, com'è? Straordinario, a partire da adesso sono innamorato di questo tè. Infatti è molto buono, è buono, sì, buono veramente. È veramente bene. No, vedo che Daniele Papi sta vorrebbe essere qui in questo momento, soprattutto per se c'è. No, soprattutto è Sergio, no, scusate, Sergio. Ma glielo facciamo, che sta sempre così defilato, ma sì, ma glielo lasciamo a Sergio Campostini, che è il nostro regista, che voi non vedete, siamo dietro, ma insomma, però è grazie a lui se noi siamo qui, che ci vedete noi, perché dietro insomma ha detto tutto questo a fare c'è lui suo, sì. È molto buono, così va bene. Io però sai cosa faccio? Lascio il posto a Daniele, così magari se ha qualche curiosità, in attesa poi che arrivi il candidato, perché io l'ho visto, quindi sì, no, guarda, no, c'è problemi, sono io qui di lato, vieni. Ecco, allora io saluto Michele, perché Michele Mengrone deve andare a Calenzano Cavalli, perché stasera c'è appunto punto, insomma, se c'è da dare una mano comincio a avviarmi anch'io, infatti, perché forse c'è qualche transenna a spostare, qualcosa a cui posso ancora servire oltre al lavoro. Ma prima della diretta domani sera del lavoro e ancora lavoro, io domani vivrò praticamente lì, almeno la sera, intorno a, ma comunque, quindi saremo all'altro. Facendo? No, questa volta sono semplicemente a dare una mano. Infatti, gli anni scorsi facevo il DJ western, fondamentalmente mettevo la musica, eccetera. Quest'anno largo ai giovani, quest'anno in realtà. Ma per lavoro, scusa? No, domani pomeriggio, appunto, volevo introdurre questa cosa che c'è domani e che noi seguiremo con una diretta non stop finché non ci siamo liquefatti alla fine, finché il nostro regista Sergio Campostini non salza e va via imprecando il mondo. Noi domani saremo in piazza del Comune a Sesto, in piazza Vittorio Veneto, a seguire questa sorta di diretta non stop sul il tema del lavoro. Lavoro e ancora lavoro, che visto dal programma è un potpourri incredibile di cosa quello che succederà. Noi comunque saremo lì e dalle 18, dalle 6 del pomeriggio cominceremo a trasmettere. Inizialmente c'è tutta una parte musicale, poi salteranno le testimonianze dei lavoratori delle varie fabbriche, la Ginori con animo diciamo più leggero e più tranquillo, e purtroppo le altre fabbriche, la Bertocci e le altre, con animo invece più chiuso, perché ci sono pochissimi spiragli. Sarà questa serata dove si spera di attirare l'attenzione su tutte queste problematiche del lavoro, e noi diamo il nostro concerto in sostanza. Quindi chiunque di voi può capitare lì, avremo il nostro angolino dove si potrà anche, oltre che fare la diretta, anche parlare tra noi, insomma, in diretta sulla nostra Sesto TV. Dove sarà l'angolino, se ce la faccio passare un secondo, insomma. Ben accetto e passi lì da noi. Ma dov'è l'angolino? Dove sarà la zona? L'angolino lo stabiliamo domani alle 5:30, nel senso, se arriva lì si per dirlo.
davanti al palco nell'ambito un pochino chiuso, e da lì poi si inizia a trasmettere. Siamo riconosciuti in sostanza. Benissimo. Poi sente la voce di Campostrini in Sergio, che una volta sentita la voce si sa già dove è in sostanza. E Sergio, vero? Bravo. Vabbè. Vabbè. Allora si avvia Michele, ti saluto. La seconda parte della mia schizofrenica giornata a questo punto. Prima libri, poi musica, poi cavalli. Entro in una cabina telefonica e mi ritrasformo in qualche cos'altro. E ora io pregherei il nostro grazie Michele, ciao, alla prossima. Se ci ascolta. Perché non ci ascolta, il candidato non ci ascolta. È l'ora del candidato. L'ora del candidato, cioè, il candidato non ci ascolta. Io invece me ne vado, perché in questo momento vado a dare una mano. Buonasera candidato. Lei è il candidato che entra, taglia le telecamere, si fa di tutto. Allora aspetta, cerchiamo. Scambio di. Scambio macchinoso. Microfoni. Allora. Oh. Allora, il nostro candidato Asdrubale Porcellotti, è un pezzo che non ci siamo sentito, perché lei, come si dice in francese, ci ciurlò nel manico il 2 d'agosto, quando doveva venire lì al Museo del Figurino Storico di Calenzano, e poi alla fine ci disse no, non ci sono, non posso. Ho avuto degli impegni impellenti, cioè sono preelettorali. Stiamo cercando appunto di mettere in moto la macchina, come dire, amministrativa, perché ora siamo a livello locale. Ma ha già deciso in che comune fare il sindaco? O perlomeno salto di qualità. Salto di qualità. Mi butterei su Sesto. No, Fiorentino. Sì, ma questo provocherà il panico. Io volevo fare Careggi, volevo fare San Frediano. Ma questo serviva da allenamento, esatto. Cioè si prova con un comune che non è un comune per vedere l'effetto che fa. E poi da lì. Dice proprio lei si getta nella mischia. A questo punto, ora mi farò anche consigliare ai miei collaboratori, vediamo un po' un attimino. Ma della cosa, lei ha un ghostwriter, ha uno spin doctor. No, sto bene, grazie, non c'è male. Non c'è bisogno di spin doctor. Quindi hai visto? Perché a ciacola. E allora. Diciamo questo, lei ci ha parlato di quando cercò di fare la prima campagna elettorale con il Babbo Natale, un milione di regali per tutti, prese quattro voti. Ho sottovalutato un po' il problema. Eh sì, perché non è stato capito il messaggio. Ma neanche in casa, perché insomma, 15 persone che girano nell'ambito familiare, prese quattro voti, insomma, qualcuno ha fregato. Ma io ho anche di brogli, perché... Addirittura, sì, perché in casa. Non vorrei ci fosse, no, che sia stato manipolato le schede. Ah, di sicuro, quello certo. Lì purtroppo è andato. Poi sa... Il nome può essere stato frainteso, Porcellotti dice una parolaccia, si leva, la sa nulla, insomma, è vero, è stata cosa vera. Allora, poi lei ha riprovato con il Movimento 7 Stelle, esatto, sì, con lo slogan. Sì, allora, praticamente fu una cosa di getto, perché certo. Ci fu appunto questo inconveniente alle elezioni nazionali, allora a quel punto dissi, ma perché non buttarsi sull'ambito locale? E dissi, ma un partito no, perché un partito ce n'è già abbastanza, anche troppi, no? Allora, facciamo un bel movimento. Movimento mi vende appunto questo 7 stelle, si sa scialare, no? Sa scialare, perché, perché accontentarsi di 5 quando se ne possono avere 7 allo stesso prezzo mi sembra. Questo è l'uovo di Colombo, ma questo fa presa nell'immaginario collettivo della gente. Insomma. 7 stelle, cioè, non ce l'hanno nessuno, non ce l'hanno nemmeno gli altri. No, c'è stato Schulz che l'ha fregata un po' a livello di Parlamento europeo, perché lui ha fatto 12 stelle. Ma è stata più una perché lui sapeva dei 5 stelle, le 7 stelle, ha detto sai che si fa 7 più 5, 12 li si va a tascare tutti. Sì, diciamo, qui sul piano locale non la batte nessuno. Allora, passiamo invece alle idee che lei sta in qualche maniera rimuginando per cercare di ottenere dei voti in queste lande deserte e solitarie della nostra politica. Io lo so che io sono molto vicino ai cittadini, praticamente mi presto a fare anche piccoli indagini domestiche, lavoretti così anche a livello locale. Insomma, candidato Golf. Sì, no, perché un candidato Golf, diciamo, è un accertatore domestico che indaga sui problemi. Accertatore domestico, ah, bello questo. Praticamente io vado a scavare proprio nel vivo del problema. Senta, ma mi dica, ma tempo fa noi la intervistammo in casa di un suo elettore. Esatto, sì, sono ancora lì. Ma sì, come ancora lì? Due mesi è lì. Si sta bene, si mangia bene, Guarda, io sono proprio affezionato a queste persone. Si sta d'incanto. Ecco, ma non le sembra un po', come si dice, di scroccare, no? No, io, per carità, la sede sa che io non mi tiro indietro, no? Io gli porto la zia a farsi i capelli dalla parrucchiera, gli gonfio la bicicletta, gli sbrino il frigorifero. Beh, insomma,
Cioè, no, mi do da fare io. Ecco, allora, però lei quando lo faceva a livello nazionale si capiva che era un po' una bufala, perché come faceva a portare a spasso bambini di tutti gli elettori d'Italia? Io speravo nei collaboratori, però diciamo, visto il movimento non è stato capito, purtroppo mi è venuto a mancare il supporto logistico. A proposito, ma la fidanzata? Ci siamo lasciati. Oh, ecco, questo non era possibile. No, insomma, era un rapporto molto contrastato. Poi io sono sempre fuori per le campagne elettorali. Poi c'erano le fans che le gettano gli indumenti durante i comizi. E poi, dopo niente, di buon accordo ci siamo lasciati. Come male. Quindi non, vi dà, non le dà più una mano? Nel senso che lei, se non mi ricordo male, la utilizzava anche come facchino. Insomma, guarda il corpo, facchino. Tu sei ora invece? Trovato qualcun altro? No, per il momento sono assorbito completamente dal mio ruolo politico. Perché qui, se si fanno i conti veloci, siamo belli a settembre, in un passo si arriva a dicembre, poi dopo siamo in discesa, a maggio si vota, quindi qui qualcosa... Bisogna darsi da fare, perché qui non si può tanto, come dire, stare sull'albero a cantare, no? Come si dice. Sì, quello è vero. Insomma, di colpire gli elettori. Cioè. Allora, ora io le dico una cosa seria, poi si ritorna su quelle meno serie. Lo ripeto, l'abbiamo detto prima, domani pomeriggio c'è questa cosa importante a Sesto sul tema del lavoro. Ora qui, finora, e questi sono temi purtroppo dolorosi perché non c'è lavoro, insomma, perché ci sono tutti questi problemi. Però vi posso dire una cosa, ecco, questo ha lasciato molto a desiderare. C'è chi si è rivolto all'amministrazione comunale per protestare di una cosa molto strana, che prova fastidio la mattina a 20 all'8 e a 5 all'8 a sentire le sirene del Ginori. 100 anni c'è la sirena del Ginori. Allora, noi abbiamo detto tutti di un coro, comunque la si può pensare, prima di tutto non è tanto un discorso di se stessità, perché insomma, però a noi ci fa piacere sentire la vuol dire prima di tutto la sirena riaperta, che era in condizioni miserrime praticamente, e hanno appunto il gruppo Gucci, come sappiamo, ha acquistato, diciamo, la rilevata, certo. E ha rimesso in gioco 300 persone. Beh, insomma, non è poco di questi tempi. Quindi, praticamente a livello mondiale. La sirena, poi ce lo diceva il maestro Bartoletti quando venne a Doccia, ce l'abbiamo nel filmato, anche lui da bambino era abituato alla sirena, che sentiva, non di là, la sentiva su a Doccia, ma comunque era sempre la sirena. Quindi per noi la sirena è importante, in sostanza. Ma da noi la sirena, dopo 50 anni. Ora da noi la sirena, una mattina da noi la sirena, sì, perché insomma siamo diventati un po' fighetti con la G. Sì. Vabbè, questa era. Quindi noi si invita tutti quelli che ci ascoltano e che ci vedranno domani pomeriggio a venire in Piazza del Comune, in Piazza Vittorio Veneto. Magari si passano dalle nostre telecamere, se hanno bisogno di qualcosa lo dicono, tanto noi siamo una specie di cosa aperta, un caldo, possono dire che è un caldo si schianta. E quindi le rivolgo anche a lei l'invito, se si trova a passare colà, di potersi fermare, perché così facciamo lo show nello show, in sostanza. Entriamo nel vivo e lo presenteremo ufficialmente alla platea, diciamo, Sdrubale Porcellotti, è lui, è vero, ecco chi era quello che ci ha rotto le scatole, che veniva in casa e ci suonava per dire mi ha ospitato una settimana, ecco questa cosa, va bene, allora, ecco questa cosa. Allora, siamo quasi, mancano gli ultimi 5 minuti della nostra trasmissione. È stata la prima che abbiamo rifatto dopo la pausa estiva, magari saremo anche un po' in arrugginiti, però va rimesso in piedi due cose. Prima di tutto l'ospitalità che ci ha fatto la Beatrice stasera, Beatrice Corsa da D'Arte. Chi è che non ha mangiato il tiramisù qua, ragazzi? Ma che si scherza davvero di lasciare il tiramisù della Beatrice Corsa da D'Arte qui? Ora quando è finita si mangia noi. Bravo. Quindi noi si ringrazia la Beatrice Corsi e il Dadartè, che ormai è diventata la nostra sede abituale del TED del venerdì, e anzi col proseguo faremo anche qualche sorpresa, insomma vedremo un pochino come animare questi pomeriggi, non tanto di ora, ma quando ricomincia l'autunno e l'inverno. Noi stasera ringraziamo coloro che hanno partecipato, i nostri amici dell'Associazione Antonio Berti, e il presidente della Croce Viola, che ha messo un po' in chiaro e ha spiegato per bene le finalità di questa iniziativa, e si spera da stasera continui anche questo tipo di rapporto, se non in questo format, anche in altri, perché noi vogliamo aprire anche altri momenti di diretta, che siano dirette di servizio, dove ci sono appunto le varie associazioni che in qualche maniera spiegano la loro attività e creano un filo diretto con la gente. Quindi questo lo vedremo nel futuro, come poter... Ovviamente ringraziamo
il grande candidato, che quando diventerà pubblico a Sesto, no, grande in senso, perché a me mi hanno sempre detto, ma dice, ma che preferisci essere, un grande uomo o un uomo grande? No, io sono un uomo grande, un grande uomo, ma cambia un po' il tono della cosa, vero? Grande uomo o uomo grande? Sono un uomo grande, insomma, vabbè, lasciamo stare. Oh, le altre cose che c'è da dire? Niente, la prossima volta vi porteremo nella prossima puntata dell'Età del Venerdì un piccolo documento che farò proprio di fronte a casa mia, dove un tempo esistevano dei bellissimi campi da tennis e dove ora ci sono solamente delle buche con degli alberi che sono cresciuti, è tutto un malora, e quello era un punto verde dove la gente stava bene, e purtroppo in queste, e la documenteremo, tanto attraverso la strada sono subito lì e la fa volentieri, quindi famosa televisione a chilometri zero si fa, la finestra, sì. Allora, niente, a questo punto manca 2 minuti, però noi si può chiudere anche prima, anche perché abbiamo la sigla di chiusura. Ah, c'è la sigla? Mamma mia, siamo diventati bravi. L'estate ha portato innovazione. Ha portato, cioè, abbiamo spremuto, ci siamo studiato tutta la serie. Il cervello, Che mi fa? Che mi ha detto? Di smettere di parlare? Ah, di già? Lo so, ma tu mi hai fatto... No, ora tu mi rimetti, perché si deve finire di salutare. Ecco, no, perché Campostino ha sentito di sigla, ha mandato la sigla, invece si doveva salutare come si fa in tutte le trasmissioni serie, no? Molto bene anche di mandare al volto. Quindi il Daniele Calieri che prima c'era nelle vesti di Mario Gomez, forse un po' differente rispetto a... Noi separate alla CUL, proprio alla Elisa Gentilini, lei Andreini, io, Sergio Campostini, eccetera. Sì. Fate il libro che aleggia. Bene, a questo punto è rientrato Mario Gomez, ma è meglio non vederlo perché ora è in borghese, quindi non si riconosce in sostanza. Allora ragazzi, sono le 18 meno 2 minuti, questa volta vi salutiamo davvero, ringraziamo, come si diceva, Beatrice Corsi e Dada Artè per l'ospitalità, e mi raccomando, domenica sera ci sono fuochi, quindi documentateli e soprattutto poi diteci se si sono piaciuti. Quello si dice sempre, no? L'anno scorso è vero, i fuochi danneggiano gli animali, bisogna mettere i tappini per gli orecchi a cani, a gatti, a tutto il resto. Portavo via il cane, ragazzi, ma candidato lei quando sarà a difesa degli animali, faccio fuochi silenziosi. Bravo. Questa ragazzi è lo scoop finale, i fuochi silenziosi fatti dal candidato se sarà sindaco, fa boom dalle terrazze, no? fa boom. Di fare i fuochi. Questo è stato un finale veramente scoppiettante, poesia pura. Grazie a tutti, arrivederci alla settimana prossima.